In un'intervista che lei ha rilasciato a un sito internet, io ho letto questo. Senta, ho scritto per tutta la vita da quando ho imparato a farlo, all'età di 4 anni, no, ma non mi era mai venuto in mente di renderlo pubblico. Quando ho mostrato le mie storie a Elvira e lei ha mostrato interesse, le ho detto che ero già troppo vecchia. Mi ha risposto che sarebbe stato un problema se mi fossi dedicata alla danza. Cosa ha pensato in quel Sì, momento? no, io ricordo questa conversazione con la signora Sellerio perché quando mi chiamò per dirmi che aveva letto i tre racconti che poi hanno composto il mio primo libro Madrigale, dice voglio pubblicarla. Io mi sono sentita morire, ho detto signora, ma io ho 49 anni, ne avrei dovuto compiere 50. E lei mi ha detto proprio con quella parlata palermitana, non deve mica fare la ballerina. Aveva ragione, però io mi sentivo già out, insomma, ecco, per quanto non c'è un'età, me ne rendo conto adesso.